Risponde a muso duro l'assessore provinciale alla viabilità Marcello Feola ai due sindaci di Salvitelle e di Chiaggiano che lo avevano accusato di non essere presente alcuni giorni fa nel corso di una riunione tecnica alla provincia, convocata per cercare di trovare una soluzione in merito al problema riguardante la strada che collega i due comuni, interrotta al traffico a causa di una frana verificatasi quasi un anno fa. Il sindaco di Chiaggiano è prima di tutto un maleducato, ha riferito telefonicamente l'assessore Feola ai microfoni di Rocco Colombo e poi è completamente disancorato dalla realtà amministrativa. I cittadini, ha continuato l'assessore Feola, devono sapere che la chiusura della strada è causata dalla presenza di abitazioni pericolanti. Spetta al comune mettere in sicurezza le abitazioni o trovare soluzioni alternative. Se il sindaco di Chiaggiano non vuole inimicarsi i cittadini, il problema è suo. Il sindaco però non può scaricare sulla provincia le sue responsabilità. Anzi, ha concluso l'assessore Feola, sto valutando l'ipotesi di mettere in piedi un'azione risarcitoria nei confronti del sindaco di Chiaggiano, perché non provvedendo a rimuovere il problema procura un danno enorme alla provincia. E proprio per questo motivo sono pronto a denunciare il sindaco Giovanni Chiaggiano alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.